Questa è una giornata straordinaria perché afferma due cose importanti. Primo, che i contratti di lavoro vanno rinnovati. Questo è un contratto di lavoro a lungo scaduto. Sembra l'idea che rinnovare i contratti sia una cosa del passato. Rinnovare i contratti è una cosa del futuro. E questa è una manifestazione straordinaria in una categoria particolare, in un momento particolare, con una grande partecipazione. Ma una partecipazione di visibili ed invisibili, perché assieme con noi stamattina ci stanno tanti altri migliaia di persone, di ragazzi che ci stanno scrivendo, che chiamano, che magari per un contratto interinale, per una stagionalità sono là a lavorare, ma sono qui col cuore, con l'attenzione, con la condivisione, con la passione, perché è una manifestazione di futuro. La seconda è una manifestazione che si chiude alla fine di una grande settimana di rapporti tra le organizzazioni sindacali. Dobbiamo dire oggi qui con forza che abbiamo alle spalle anni difficili dal punto di vista economico e sociale, ma anche dei rapporti tra le organizzazioni. Ma da oggi dobbiamo dire che sui temi della contrattazione chi fa da sé non fa per tre. Dobbiamo e vogliamo fare in tre. La contrattazione deve essere il nostro protagonismo, il nostro strumento della difesa, dell'emancipazione, dell'inclusione del lavoro. Per cui da oggi si apre anche una nuova stagione rinnovata di rapporti fra di noi su proposte, su obiettivi concreti che hanno al centro questo grande, straordinario strumento che non tramonta mai, che è la contrattazione. Tanti lavoratori in piazza a Milano per lo sciopero nazionale, cosa chiedono questi lavoratori? Questi lavoratori chiedono dignità nel rinnovo del contratto, un rinnovo di contratto fermo da 2 anni, soprattutto per i lavoratori della grande distribuzione e della cooperazione commerciale. Noi chiediamo che si passi immediatamente alla fase negoziale, che si riprendano le trattative e che si dia dignità al lavoro per molte centinaia di migliaia di lavoratori dei grandi ipermercati, delle grandi superfici commerciali e della cooperazione. Perché le associazioni datoriali non vogliono rinnovare il contratto? Abbiamo trovato grandi difficoltà perché il contratto, le associazioni datoriali hanno soprattutto cercato di impostarlo contro i diritti dei lavoratori, per ridurre il costo dei lavoratori, per ridurre i diritti, per ridurre i salari. Noi chiediamo aumenti dignitosi per il nostro contratto.